Signore e signori, bentornati nel canale. Oggi siamo qui con l'ultimo, per ora, degli episodi dedicati a Insta360. E oggi, in maniera un po' diversa dal solito, vi parlo di colei che mette d'accordo la Go 3 del primo episodio, la X3 del secondo episodio, ovvero la One RS. E voi mi chiederete, ma perché mette d'accordo tutti quanti? Bah, è semplice, perché questa è una telecamera modulare. Ne parliamo molto velocemente. Abbiamo quattro pezzi: la batteria, lo schermo, il modulo 48 megapixel con un 16 mm e un F di 2.4, il diaframma. Ultimo, ma non per importanza, il modulo 360. Con lei che mette d'accordo tutti, perché veramente in uno schiocco di dita puoi passare da registrare un'immagine in 16 noni a un'immagine in 360 con una sola macchinetta. Quindi se sei indeciso o indecisa se prenderti la Go 3 o la X3, Insta ti dà la soluzione centrale. La One RS mette d'accordo tutti. Oltre ad unire il 360 al lineare con un unico corpo, mantiene praticamente gli stessi standard qualitativi. Infatti con il modulo 360 troviamo un 5,7K a 30 fps e con il monitor in 48 megapixel lineare troviamo un 4K a 60 fps. Entrambe stabilizzate flow state e, come tutte le altre, impermeabile. Senza che io stia qui a ripetermi su tutte le caratteristiche che avete già sentito negli scorsi video, vi lascio al vlog che ho registrato la prima volta che sono andato in pista con Tommy, dove abbiamo utilizzato tutte queste telecamere qui per registrare i suoi contenuti. E poi ho registrato un piccolissimo motovlog insieme a Tommy. Prima di lasciarvi con il vlog, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che tanto per voi è gratis e a me date un grandissimo aiuto, e andate a seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. Dai, vi lascio il video. Ciao, alla prossima. Ebbene sì, siamo al bikarting. Oggi incredibile esperienza con Tommaso Marcone al bikarting e non vedo l'ora di iniziare. Portare mutande. Siamo in pista, Tommaso Marcon che sta girando per telecamere di Insta360. Le abbiamo kittate un po', dopo vedrete nel canale di Tommaso tutta la review come e dove le abbiamo kittate. Tra poco tocca anche a me. Morirò? Non guiderò sicuramente così da pazzo! Io e Tommy ci siamo divertiti a montare principalmente la Go 3 in molti modi sulla moto, perché la Go 3 è una telecamera, per chi non la conoscesse, super piccola, che può essere montata veramente in situazioni incredibili. Ora dobbiamo montare gli attacchi per la 360, fare la ripresa della 360 sulla moto. Figo, molto figo, non vedo l'ora di provarla. Sono gasatissimo, gasatissimo. Ho provato tante cose scomode, ma mai nessuna così tanto scomoda comunque. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare. Ok ragazzi, siamo in circuito, prima esperienza in pista, andrà a finire malissimo, lo sappiamo già. Adesso vediamo il debutto del bomber con la moto. Sai che adesso ci facciamo del gran male. Allora, le gomme sono fredde, ok, quindi piano piano segui me. Ok. Piano. Mamma che scomoda. Mamma, mi fa stra paura, piega un botto. Ma, piano 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 piano. Piano, fuori il culo, giù il ginocchio. Fuori il culo, piano, frena. Ora Tommy che sciallo che io mi sto c***ando addosso. Adesso le ho messe due mani sul manubrio, eh. Senti la pressione di Gianni che arriva. La senti? Pian, 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 pian che anasse, pian. Devi tenere i piedi sulle punte. Sì. E quando fai le curve esci con mezzo culo verso l'interno. Ok. Una chiappa proprio. Mezzo. Mezzo, mezzo. Una chiappa intera deve essere okay all'interno. Oh, ma piega un botto, ma tengono un botto ste motorette, assurdo come cosa. Stavamo andando a campi, Tommy, stavamo andando a campi. Mezza chiappa. Wow. Questo l'ho preso abbastanza gagliarda, eh. Mi sento piegare un botto, zio. Gianni mezzo culo fuori. Mamma mia, spaccando le braccia. Piano, piano Gianni, piano, che te vedi dritto nei gomme. Oh, l'ho piegato un casino. Credo. Ah beh no. Ah beh no.
È più facile con lui davanti. Cioè, mi tocca impegnarmi davvero per far vedere che ho ascoltato, che mi sto applicando. Sono appeso proprio, fare un salato. Sto spaccando le braccia. Eccolo, eccolo, interno. Mi ha umiliato proprio. Non umiliarmi così, Tommy. Ci arrivo. Che veloce. Ciao. Oh, ho toccato. Hai toccato sulle gomme. Hai toccato sulle gomme. E apri un po' di più il ginocchio, ma ti manca tanto così, Ho toccato! Mi sa che stavo anche cadendo. Ma ti spacca le braccia però, Che figata, zio!